E il rumore era grande. Io sono rimasto là col bambino in braccio, fermo, non sapevo se guardare questo spettacolo di quest'onda che andava avanti, che era terribile, o scappare. Sono rimasto là, non so, qualche istante, qualche secondo, non lo so, che mi ha tolto dall'imbarazzo è stato perché l'acqua era talmente alta che degli spruzzi hanno messo in cortocircuito una linea ad alta tensione che passava, c'è stato un lampo, siamo rimasti al buio, perché la centrale si è guastata e quindi è quello che mi ha fatto scappare. Ecco, questo è quello che io ricordo di quella sera. Io mi ero messo a lavorare, a studiare, a preparare la lezione, a correggere i compiti e mi ero completamente dimenticato di quello che era il problema Vajont. A un certo momento, verso le 11, sento un rumore come di un treno e dico: ma mai a quest'ora qua un treno? Esco sul piazzale e guardando verso dal mio rumore che veniva dal Piave verso Longarone. Perché Soverzene, dove abitavo io, siamo proprio in fregio al Piave, a pochi metri dal Piave, ho visto verso Longarone come una lama di luce che veniva avanti, che era il fronte dell'onda, illuminato dalla luna che stava nascendo, veniva. A quel punto ho capito, ho pensato, è caduta la diga, e allora sono entrato subito in casa, ho svegliato la moglie e ho detto scappiamo. E abbiamo preso un bambino in braccio a testa, intanto che lo vestivamo, si sentiva che il rumore aumentava sempre più praticamente. Pareva come una colonna di carri armati quando si vede qualche film di guerra. E quando siamo usciti fuori sul piazzale, mia moglie è uscita da una porta laterale della casa, io sul piazzale, in quel momento. Ho visto l'onda arrivare, perché? Perché tutta quella zona davanti alla centrale era tutta illuminata a giorno. E io quella sera ero a Soverzene perché abitavo a Soverzene, dovevo salire al Vajont anch'io quella sera per fare una manovra particolare. Il responsabile di Soverzene che noi avevamo la gestione della parte elettromeccanica della diga, si doveva andare su per fare delle manovre. E il responsabile ha deciso: vado su io e mi faccio accompagnare da altre tre persone, da tre tecnici, tre periti industriali, perché io sono perito industriale. E, però, siccome uno doveva rimanere anche a Soverzene per ogni evenienza, io ho detto: ma io quasi mi fermerei anche perché il giorno dopo. Io insegnavo all'istituto industriale, fra l'altro avevo l'autorizzazione dalla SADE prima e dall'ENEL dopo di insegnare impianti elettrici all'istituto industriale, dove mi ero anche diplomato alcuni anni prima. E avevo anche l'autorizzazione anche dal provveditore, anche se non ero laureato, anche da solo perito. E siccome il giorno dopo avevo lezione, dovevo ancora preparare i compiti, io ho detto: ma io quasi mi fermo. Per cui quella sera sono saliti il mio capo e altri tre periti, e li ho visti partire, e sono morti, sono spariti in sostanza lassù. Io sono rimasto là a casa perché abitavo proprio sul piazzale. L'onda non era un'onda compatta, era un'onda tutta frastagliata perché poi si è visto dopo, trasportava legname, tutto quello che trovava sul Piave, quindi era questo ribollire. Che era bello e impressionante.